Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Vogliamo leggervi l'intervista che il cardinale Raimond Burke ha rilasciato alla Nuova Bussola, in occasione appunto dell'incontro che si farà per il 6 ottobre. Ecco, in questi giorni ci sono state anche diverse iniziative di preghiera da parte di laici e proprio per aiutare un po' la Chiesa e le anime appunto a capire un po' che forse è il caso di fermarsi un attimo a ragionare su quello che sta accadendo e quindi informarsi. Un'ottima formazione, ci sono stati diversi incontri, incontri di preghiera, incontri con persone che sono venute da ogni parte del mondo. Ecco, quindi nel sito noi abbiamo messo tutta una serie di iniziative che ci sono state in questo periodo. Allora, veniamo all'intervista fatta da Riccardo Cascioli, dalla Nuova Bussola, al cardinale Burke. Il Signore ci ha detto di andare in tutto il mondo per battezzare le genti. Questo è molto chiaro, questo è il nostro compito. Se noi non menzioniamo Cristo, perché la gente dovrebbe chiederci di Lui? Così il cardinale Raimond Leo Burke, statunitense, introduce il tema dell'evangelizzazione, che appunto sarà il centro dell'incontro che farà la Nuova Bussola. Allora, questa è una domanda. Eminenza, oggi va molto di moda sostenere che il nostro compito è solo quello di testimoniare Cristo semplicemente facendo bene e del bene, magari aiutando i poveri e gli immigrati. La risposta: le rispondo con l'esempio di San Pietro Claver, gesuita spagnolo, che per oltre 40 anni, nel XVII secolo, fu missionario a Cartagena, in Colombia, per gli schiavi che arrivavano dall'Africa. Quando arrivavano le grandi navi piene di schiave, lui era lì per curare, certo, le loro ferite, però anche insegnava loro le preghiere, perché riteneva che il dono più importante che lui aveva da dare era la fede. Altra domanda: si vuole evitare il proselitismo? Risponde: proselitismo vuol dire tentare di imporre la dottrina, oppure fare dell'ingresso nella Chiesa la condizione per avere degli aiuti materiali. E questo certamente non è corretto, ma la Chiesa non l'ha mai fatto. Ma noi non possiamo non annunciare Cristo a chi non lo conosce. Non possiamo non mostrare la bellezza della Chiesa, che è Cristo. Questo lascia l'interlocutore perfettamente libero, ma lui riceve la testimonianza. In poche parole, quello che dicevamo anche in altri video: io ti do un aiuto, ti do una mano, ma non perché sono io, ma perché io sono di Cristo. Fare le cose in nome di Cristo. Vi ricordate Santa Teresa, Madre Teresa di Calcutta, no? Se al povero non gli porti Cristo, lo rendi povero due volte. Lei andava appunto con la corona del rosario in mano. Quindi risponde il cardinale Burke. Questo lascia quindi l'interlocutore perfettamente libero, ma lui riceve la testimonianza. Ho in mente l'esempio di un immigrato islamico che, incontrando un giovane cattolico e parlando con lui delle rispettive fedi, è rimasto impressionato da un Dio così molto vicino al suo popolo, al contrario di quello che si vive nell'Islam, e poi ha chiesto il battesimo. Gesù Cristo è l'unico salvatore del mondo. E se noi annunciamo Cristo, la gente sarà attratta, perché è Lui poi che lavora, è Lui che attrae, è la mamma che si fa vicina,
È la mamma che aiuta i nostri cuori. Cioè, anche noi, ma noi pensiamoci tante volte, perché ci diciamo cattolici? La fede, sì, ma qualcuno ce l'ha trasmessa. C'è stato un momento in cui noi ci siamo trovati a un bivio. Quante volte? Quante volte ci siamo trovati a un bivio? Che fare? Perché seguiamo Cristo? Perché ci andiamo a confessare? Perché andiamo a ricevere i sacramenti? Non diamo tutto per scontato. Se noi proviamo qualcosa di vero e di autenticamente bello, quell'attraente che è Cristo, che ci attrae, lo ha detto, quando sarò, innalzato, tirato su, appeso, attirerò tutti a me. È Lui che attrae, ma bisogna che gli altri lo conoscano. Anche perché noi, se no, come siamo arrivati a Lui? Perché qualcuno ce ne ha parlato. Perché abbiamo seguito la voce della coscienza, perché ci siamo interessati, perché abbiamo sentito qualcosa. Beh, non siamo gli unici. Bisogna aiutare anche gli altri. Vi ricordate anche la questione del giudicare, no? E non giudicare. Perché Gesù è così severo? Perché lui sa cosa c'è dentro l'uomo, dentro ognuno di noi. Noi spesso giudichiamo dalle apparenze, e invece Gesù ci dice giudicate secondo giustizia, cioè gli atti. Noi dobbiamo solo giudicare ciò che è peccato, ciò che è bene e ciò che è male, non la persona, perché la persona va aiutata, perché solo Dio ci conosce. Scusate le parentesi, ecco, ma sono importanti anche per capire. E quindi ho in mente l'esempio, ecco, scusate, che ha chiesto il battesimo, bene, Gesù è l'unico salvatore del mondo e noi annunciamo Cristo, la gente sarà attratta. Se noi non menzioniamo Cristo e non diciamo che il nostro amore viene da Lui, nutriti dall'Eucaristia, perché la gente dovrebbe chiederci di Lui? Il Signore ci ha detto di andare in tutto il mondo per battezzare le genti. E questo è molto chiaro, questo è il nostro compito. Altra domanda. In generale oggi si mette più l'accento sul bisogno di apprezzare le culture e le religioni diverse. Si dice che i missionari devono essere in ascolto quando arrivano, devono soprattutto apprendere da queste genti native il loro messaggio. Ecco la risposta. Se uno parte come missionario avendo solo l'intenzione di apprezzare la cultura che troverà, allora possiamo stare certi che non ci sarà nessuna evangelizzazione. Probabile anzi che questi missionari perdano la fede. Ma questo atteggiamento non è certo una novità. Ricordo quando ero giovane sacerdote, un parroco mi chiamò per partecipare a un incontro con un missionario in Africa. Rimasi scandalizzato perché diceva che nei 3 anni che era stato in missione non aveva mai celebrato la messa, ma stava ancora apprezzando la gente, entrando più pienamente nella loro vita. Purtroppo non si tratta di casi isolati. Ma scusate, Gesù quando dice andate, predicate, annunciate, battezzate, fate discepoli le nazioni. Sto missionario che è andato a fare? È andato a fare il giro turistico, è andato a fare un tour. Cioè, se io devo andare in una parte come missionario, vado come missionario, se devo andare come viaggiatore, come conoscitore, come studioso, è un'altra cosa. E il missionario è Cristo, è. C'è poco da fare. E anche lì Cristo verrà nuovamente crocifisso. Certo. Perché non c'è resurrezione senza la sofferenza. Ecco come abbiamo noi una storia ricca di missionari martiri. Andatevi a leggere la storia dei missionari martiri cattolici, quello che hanno fatto e come sono stati massacrati. Ecco un'altra domanda. Questo ci porta alla questione
del Sinodo dell'Amazzonia, il cui documento preparatorio Instrumentum Laboris riecheggia proprio questo approccio, e anche peggio. Lei, insieme abbiamo fatto quello del cardinale Brandmüller. Lei, insieme a Monsignor Athanasius Schneider, ha pubblicato un appello alla preghiera e al digiuno perché errori ed eresie di questo documento non siano approvate dal Sinodo. Risponde il cardinale Burke. Dobbiamo pregare e digiunare per la Chiesa, perché siamo in una crisi profondissima. Dobbiamo fare tutto il possibile per difendere la fede cattolica nella sua integrità. Questo documento è assolutamente inaccettabile. Vi ricordiamo quello del cardinale Brandmüller, il testo di spiegazione. La realtà di Cristo stesso è messa in discussione quando si afferma che in queste culture pagane ci sono già fondi di rivelazione che devono essere rispettate in se stesse, al di fuori del contesto del piano di Dio che è realizzato nell'incarnazione di Cristo. Secondo la visione profondamente sbagliata dell'Instrumentum Laboris, Cristo diventa una cosa sola insieme al cosmo. Questo è il panteismo portato avanti da un gesuita eretico, Teilhard de Chardin. E Dio si rivela anche in altre cose. Strettamente connesso con questo, ecco appunto, è il panteismo, quindi un culto del mondo naturale. Ma l'unico culto per noi è il culto divino, ed è per questo culto offerto a Dio, come Dio stesso ci insegna, che comprendiamo il giusto rapporto con la natura e con noi stessi. Capite? C'è stato un ribaltamento. Praticamente a noi ci stanno riportando a 2000 anni fa, come se Cristo non fosse mai venuto. Come se non ci fosse stata l'incarnazione di Dio. Uno dice, come si è esagerato. Beh, certamente mica lo negano. Se lo negassero pubblicamente, beh, si scoprirebbero subito, no? Se, accendete la lampadina, ragazzi. Poi c'è il problema del significato del sacerdozio. Risponde il cardinale Burke. Certo, su questa strada viene messo in discussione l'unico sacerdozio di Gesù Cristo. In omaggio alle culture indigene si pretende che i ministeri siano condivisi da varie persone, che sia a rotazione. E poi l'attacco al celibato, che è di origine apostolica e costituisce un bene anzitutto teologico, l'appartenere totalmente a Cristo per essere con Cristo partecipe del suo ufficio sacerdotale. Quando Giovanni Paolo II disse appunto che non è possibile dare l'ordinazione alle donne, perché? Perché il sacerdozio non l'ha istituito la Chiesa, non l'hanno inventato gli apostoli, non l'ha inventato un papa. Il sacerdozio è di Cristo ed è uno solo, non è quello levitico che si faceva per casta e per nomine, no. Il sacerdozio cattolico è quello al modo di Melchisedec, preso su di sé da Gesù, l'unico sacerdote, l'unico. Infatti noi non diciamo che abbiamo tanti sacerdoti nel senso del sacerdozio, un unico sacerdozio che si ripete ad ogni persona che diventa sacerdote, è un unico sacerdote. Il sacerdote è uno solo, è Cristo. Il sacerdote è l'alter Christus, è colui che presta le mani, che presta se stesso a Cristo per l'oblazione della messa, il sacrificio. Vedete come è tutto collegato? Andate per riascoltare alcuni video che abbiamo fatto sulla crisi liturgica, perché c'è di mezzo la messa. Il sacerdote dunque è fatto per celebrare l'Eucaristia, per offrire se stesso vittima per la salvezza delle anime, per darsi totalmente a Cristo. Questo è l'essenziale.
tutte le altre attività sociali, ricordatevi Marta e Maria, tutte le altre attività sacerdotali, l'insegnamento, il soccorso dei fedeli in difficoltà, le varie opere, anche la difesa degli indus, sono una conseguenza. Potrebbero anche venire meno senza togliere nulla al ministero. Ma quando arriva il sacerdote c'è una grazia speciale. Perché sacramentale, configurato a Cristo, le persone di fede sanno bene questo e lo apprezzano molto. Quindi stiamo ben attenti, vi ricordiamo che negli atti a un certo punto, siccome aumentavano le richieste della mensa, no? Di fare le mense proprio per i poveri, San Pietro, gli apostoli si guardano e chiedono, si chiedono come poter fare. Lì fanno il diaconato, che si occupassero i diaconi delle questioni dei poveri e della mensa. Mentre loro potevano così continuare ad occuparsi del culto. Atti degli Apostoli. Dunque il pretesto è quello del calo delle vocazioni, ma risponde il cardinale Burke, quelli che stanno promuovendo una nuova chiesa non vogliono le vocazioni, le scoraggiano, proprio per giustificare la loro posizione di attacco al celibato. Non è un caso che in questi tempi sono maggiormente presi di mira gli istituti religiosi, magari giovani congregazioni che hanno anche molte vocazioni. Noi ricordiamo sempre Padre Stefano Maria Manelli, fondatore dei Frati Francescani dell'Immacolata, approvati da Giovanni Paolo II e raccomandati da Giovanni Paolo II. Quando erano proprio all'apice di un grande successo, certamente anche personale, di tutta la comunità, grazie anche al Summorum Pontificum di Benedetto XVI nel 2007, sono cominciati gli attacchi. Adesso Padre Manelli è, tra virgolette, comunque sia, agli arresti domiciliari, diciamo noi. Sono 6 anni che chiede udienza dal Papa. Il Papa non gliela concede, non lo chiama neppure per telefono, non lo ha mai incontrato, non lo ha mai ascoltato, eppure è stato anche prosciolto per non aver mai commesso il fatto, è stato prosciolto da tutte le accuse dei tribunali civili. È stato assolto da tutte le accuse, tutta quella campagna che gli avevano fatto contro. C'è proprio in atto un attacco agli istituti religiosi. Stiamo attenti, sta girando anche un video di un noto religioso italiano che parla della fine della chiesa, dei preti. A parte che è stato bravo Don Alfredo Maria Morselli a smentire questo sacerdote, e qui le cose si accavallano, sono lunghe, sono tante come vedete, però Don Alfredo Maria Morselli è stato bravo perché ha smontato le affermazioni di questo sacerdote che farebbe meglio, avendo superato gli 80 anni, farebbe meglio a prepararsi all'incontro con Cristo, come dovremmo tutti. Allora, di nuovi modelli di ministero. Ecco, questo è esattamente ciò che vogliono loro, ma è un pensiero protestante. Avere un sacerdote come sono i pastori protestanti. Sposati che non hanno certe responsabilità, la cui messa non vale niente. Non vale niente. Ma non è vero, dice il cardinale Burke, che non ci sono più vocazioni. Quello che in molti luoghi manca è l'apostolato per le vocazioni, la preghiera per le vocazioni. Quando ero vescovo diocesano negli Stati Uniti, in ogni incontro con i sacerdoti richiamavo all'apostolato per le vocazioni. Una volta un sacerdote, alla fine della mia presentazione ai sacerdoti, mi disse: "Mai incoraggerò un giovane a diventare sacerdote finché la Chiesa non permetterà il sacerdozio alle donne e abolirà il celibato dei preti." Ecco il problema. Però qui, siccome il cardinale Burke non dice come è andata a finire la cosa, ed era uno dei suoi sacerdoti, ci auguriamo che l'abbia strigliato, perché se l'ha lasciata andare senza correggerlo,
Speriamo di no, perché anche qui il problema purtroppo, però questa è la mentalità che si è mossa oggi anche all'interno della Chiesa. Quando noi diciamo protestantizzare la Chiesa, e lo diceva il cardinale all'epoca Ratzinger nel rapporto alla fede, la famosa intervista come Sori, lo diceva il concetto di protestantizzare, cioè significa protestare. Protestare contro la dottrina cattolica. C'è anche chi ha in mente di fare della Chiesa amazzonica il paradigma per la Chiesa universale, risponde Burke. Questo è anche un altro punto molto importante. Noi abbiamo fatto tre video, signori miei, il paradigma. Abbiamo fatto anche un articolo, studiatevelo, perché è lì il cuore del problema. C'è un atteggiamento molto disonesto, dice il cardinale Burke, che rivela uno spirito di mondanità. Il sinodo è presentato come finalizzato alla cura pastorale verso persone da evangelizzare in Amazzonia, ma in realtà vescovi tedeschi affermano chiaramente che l'obiettivo è rivoluzionare tutta la Chiesa. E certo, non è il piano di Dio, ma di una certa ideologia. Tanto che il vescovo di Essen, Monsignor Franz Josef Overbeck, ha potuto dire nei giorni scorsi che dopo il sinodo amazzonico nella Chiesa niente sarà più come prima. Se questo dovesse accadere, guardate che siamo qui davvero, senza fare gli apocalittici, ma è vero, alla visione che ebbe la beata Caterina Emmerich. Una Chiesa stravagante. Una chiesa stravagante, e dove vedeva appunto, qui si comincia a capire, quando dice che rimasero fedeli al ministero soltanto un centinaio di sacerdoti. Tutto il resto era andato, completamente andato, c'era di tutto nella chiesa, di tutto, fuorché Cristo. Andiamo avanti, dice, a proposito di rivoluzioni nella Chiesa, di tanto in tanto il suo nome esce fuori tra i nemici di Papa Francesco. Lei è spesso collegato a Steve Bannon e più in generale ai ricchi americani preoccupati per le critiche al capitalismo e quindi impegnati in una cospirazione, Arturo Sosa lo disse, il generale dei gesuiti, per cambiare il Papa. Ecco, come dice appunto il libro appena uscito in Francia e regalato al Papa nel suo recente viaggio in Africa. Risponde il cardinale Burke: quando mi rimproverano di essere nemico del Papa, chiedo sempre di citare anche una sola occasione in cui io avrei attaccato Papa Francesco. Difendere invece l'integrità della fede cattolica non può, certo, essere visto come un attacco al Papa. Se abbiamo chiaro cosa un Papa significhi, è per la Chiesa. Quanto al resto sono tutte sciocchezze. Parlando di Bannon, l'avrò incontrato sì o no un paio di volte, come avviene per tante persone pubbliche. Recentemente ho anche preso pubblicamente le distanze da un'associazione internazionale che era nata per aiutare i parlamentari europei ad agire in accordo con la dottrina sociale della Chiesa, ma stava diventando sempre più vicina proprio all'attività politica di Bannon. Addirittura Bannon voleva fare un film sul libro Sodoma di Frederic Martel, che vuole dimostrare che la Chiesa è una banda di ipocriti e che i cardinali sono quasi tutti omosessuali. Ma io devo insegnare la fede, difendere la fede. Non posso essere coinvolto con gente che agisce per distruggere la Chiesa. Questo dobbiamo fare tutti noi. Si viene crocifissi per difendere la Chiesa, ma perché? Che cos'è la Chiesa? La sposa di Cristo. È per questo che noi, il cattolico, il cristiano in sé, il battesimo, appena battezzati, noi siamo già votati al martirio. Ma questa parola ci fa paura, la esorcizziamo, la scansiamo. lo so. Mi unisco quando dico queste cose, voglio sempre ricordare molti malati, perché
perché ci scrivono molti malati, e ci scrivono alcune persone bloccate proprio a casa, bloccate sulle carrozzine. Ecco, vedete, vedete quanto c'è da fare e siete coinvolti anche voi da casa. Mi raccomando, chi sta a casa per malattia, chi sta su un letto, su una sedia a rotelle, siamo cattolici, questo è il nostro compito, anche il vostro. Nessuno ha delle attenuanti, nessuno ha delle scusanti. Gesù l'ha detto, sono un Dio geloso, o con Dio o contro Dio. Dice dunque, rimangono i capitalisti americani, risponde Burke, ma non c'è alcun complotto. È ovvio che in qualsiasi società libera c'è la libertà delle persone di esprimere le proprie opinioni e le proprie esigenze. Fra i ricchi ci sono anche cattolici che fanno molti sacrifici per la Chiesa. Possono dire la loro, ma non sono una banda contro Papa Francesco e certamente io non sono il loro guru, come qualcuno dice. Ecco. E infine, comunque nella Chiesa americana sono tempi turbolenti, la vicenda McCarrick non è stata ancora digerita. Negli Stati Uniti il caso McCarrick è ancora aperto, perché non è mai stata fatta luce su chi ha protetto e promosso questo cardinale che fin dall'inizio del sacerdozio abusava di giovani. Malgrado ciò, da prete è diventato vescovo e poi promosso a una diocesi importante, infine cardinale. C'è una spiegazione razionale per quello che è successo. E se non si riconosce, se non si fa luce su come è accaduto e sui responsabili, la gente è ovviamente delusa e smarrita. La cosa più grave è che i fedeli hanno perso fiducia nei loro vescovi. Per me è sempre stato edificante vedere che anche dopo il primo scandalo del 2002 la gente amava i suoi preti, ma ora la fiducia nei vescovi è calata, è minima. I vescovi dovevano gestire la situazione dei preti abusatori e invece ecco scoppiare il caso clamoroso di McCarrick. Non solo commetteva questi delitti, ma è stato promosso molte volte. Questo è incredibile. A questo proposito c'è un problema di fondo a cui sono molto sensibile. Ho sentito dire, sento ancora oggi, che il diritto canonico non era in grado di trattare queste cose. È falso! Erano già state previste procedure canoniche per questi casi. Davanti a delle accuse era obbligatorio l'inchiesta previa, dopodiché, in base a quello che veniva scoperto, scattava o meno un processo giudiziario o amministrativo. Purtroppo, quando ci sono state accuse, i vescovi, invece di seguire la disciplina della Chiesa, hanno fatto a modo loro. E questo è sempre uno sbaglio. Così i vescovi hanno protetto i sacerdoti che hanno commesso atti terribili di abusi sessuali. Allora, qui finisce l'intervista. Vorrei solo aggiungere due aspetti importanti, perché qui c'è tutto un excursus storico che si può fare sulla questione ed è importante perché? Perché va detto che Benedetto XVI, si era all'epoca Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, quando accadde già il fatto del fondatore dei Legionari, di Cristo Marcel, si oppose lui poi a una certa deriva di noncuranza, diciamo, di faciloneria con la quale si stava trattando il caso e quindi riuscì ad ottenere da Giovanni Paolo II quello che appunto ha detto il cardinale Burke, ossia che dal diritto canonico, appunto, chi commetteva questi delitti ci fossero appunto tutta una serie di iniziative che bisognava fare. Il diritto canonico era adesso, dal 2002, mi pare 2003, era perfettamente in grado di fare fronte all'emergenza. Il problema era che dovevano essere i vescovi a segnalare alla Congregazione per la Dottrina della Fede il problema. Questo non è stato fatto. Pochi sanno che nei 8 anni di pontificato Benedetto XVI ha congelato, ha rimandato a casa ben 400 vescovi, sì, coinvolti in questi scandali.
o per averli coperti o addirittura per averne abusato. E non solo, la storia di McCarrick è chiara e adesso si attacca Monsignor Viganò. Monsignor Carlo Maria Viganò sta dicendo la verità. Sta dicendo la verità, ha detto la verità. Dice, perché si è svegliato adesso? Beh, guardate come lo stanno trattando. Forse ci aveva un po' di paura. Beh, questo è umano. Sbagliare è umano. Perseverare è diabolico. Lui non ha perseverato nella paura. E McCarrick, vi ricordiamo che fu congedato, ok? Da Benedetto XVI. Però nessun vescovo e nessun cardinale fece un'inchiesta su di lui. Di conseguenza, quando arrivò il momento, Benedetto XVI lo mandò via. Ma attenzione, senza alcun incarico, lo mandò a pregare. Lo mandò in clausura. A pregare e a meditare. Del resto lui non c'aveva, Benedetto XVI non aveva certo fatto un processo o meno, quindi non sapeva se il soggetto era poi davvero colpevole o meno, ma da quello che lui aveva ricevuto reagì benissimo, lo mandò a pregare. Chi è che lo ha sdoganato? Papa Francesco, appena arrivato, perché? Questo va detto, noi capiamo bene, insomma, ecco, non lo poteva dire in questa intervista Monsignor Burke. E comunque McCarrick fu parte di quella forza che favorì l'elezione di Bergoglio al conclave del 2013 e quindi è stato uno dei più forti sostenitori, tant'è vero, non lo nascose neppure Bergoglio quando in un'intervista, quando salutando McCarrick lo sgridò amorevolmente dicendo tutto questo è colpa tua, glielo disse ridendo, tutto questo è colpa tua. E apparì infatti anche sulla loggia del Vaticano accanto di lato al nuovo Papa. E quindi quando Monsignor Viganò dice appunto che sì, lo sapeva, Papa Francesco lo sapeva, sì che lo sapeva, perché tutti i fascicoli consegnati da Benedetto XVI al suo successore contenevano anche queste storie. Bergoglio sapeva tutto e invece che ha fatto? L'ha tirato fuori dalla clausura e gli ha dato un incarico, è suo tutto il patatrac fatto con la Chiesa in Cina, è lui che ha lavorato lì. È lì che il cardinale Zen ha supplicato invano il Papa a non cedere a questo compromesso. E il compromesso è di McCarrick, che però, guardate il caso, adesso è stato finalmente, perché le prove ormai erano schiaccianti, il processo era stato fatto, condannato dal Tribunale Civile, riconosciuto colpevole dal Tribunale Civile, a quel punto si è dovuto arrendere quindi Papa Francesco lo ha rimesso allo stato laicale, cioè praticamente non è neppure più, cioè sacerdote rimane in eterno, ma non è più nessuno proprio, non può officiare, non può celebrare, non può niente, non è più vescovo e non è cardinale. Ma non vogliamo, ecco, diciamo adesso ridurre la questione, capiamo che gli argomenti interessano, ma quello che ci deve interessare adesso è quello sull'Amazzonia, perché è molto grave, è molto grave. È molto grave e bisogna fare attenzione. Noi vogliamo chiudere ricordandovi, perché l'abbiamo già accennato appunto nel video dedicato al testo del cardinale Brandmüller contro l'instrumentum laboris, perché è quello che è grave, il contenuto dell'instrumentum laboris, perché lì dentro purtroppo si prendono le distanze dalla missione vera della Chiesa, che è quella di evangelizzare, portare Cristo. Bisogna portare Cristo perché poi Lui faccia quello che deve fare. Allora diceva anche quindi il cardinale Burke, questo è importante, in un'altra intervista,
La Chiesa esiste per la salvezza delle anime. Qualsiasi atto di un Papa che mina la missione salvifica di Cristo nella Chiesa, sia un atto eretico o sia un atto peccaminoso in se stesso, è semplicemente vuoto dal punto di vista dell'ufficio petrino, quindi non bisogna obbedire. Quindi, anche se chiaramente reca gravissimo danno alle anime, non comanda l'obbedienza di pastori e fedeli, non ti vincola. Dobbiamo sempre distinguere il corpo dell'uomo, che è il Romano Pontefice, dal corpo del Romano Pontefice, cioè dell'uomo che esercita l'ufficio di San Pietro nella Chiesa. Non fare questa distinzione significa papolatria e finisce con la perdita di fede nell'ufficio petrino divinamente fondato e sostenuto. Cioè, se il Papa rifiuta, sempre il Cardinale Burke, di correggere il suo modo di insegnare o agire gravemente mancante, la critica deve essere resa pubblica, come pubblico è lo scandalo, perché ha da fare con il bene comune nella Chiesa e nel mondo. Alcuni hanno criticato quelli che hanno espresso pubblicamente la critica al Papa quale una manifestazione di ribellione o di disobbedienza, ma domandare con il rispetto dovuto per il suo ufficio la correzione di confusione o errore non è un atto di disobbedienza, ma è un atto di obbedienza a Cristo e perciò al suo vicario in terra. Allora, vi ricordiamo e concludiamo anche il video che abbiamo fatto sulla questione dell'infallibilità papale, no? Le prediche, ecco, diciamo, di Padre Brown. E dici, Padre Brown, ma perché abbiamo questi problemi oggi? Che cosa sta succedendo? Perché il mondo va male, no? E poi c'è la questione di, ma cos'è questa infallibilità papale? L'abbiamo detto con le parole di Pio IX dal testo Eternum, Pastor Eternus, che riguarda appunto proprio il dogma dell'infallibilità papale, dove lui specifica che lo Spirito Santo non viene dato al neo eletto, al Papa appena eletto, per inventare nuove dottrine o per cambiare la dottrina, ma gli è dato proprio per diventare forte, martire piuttosto, ma gli è dato per custodire il deposito della fede e che venga tramandato senza compromessi. Ci spiace. Questa è l'infallibilità papale. Lo Spirito Santo viene dato al neo eletto per tramandare e custodire il deposito della fede, non per inventare nuove dottrine. Ci spiace. Questo dice il dogma dell'infallibilità papale. Se il Papa dovesse appoggiare qualcos'altro di estraneo alla dottrina cattolica, non va seguito, semplice. Uno dice, allora non è il Papa, aridaglie, non è questo è il punto, non spetta a noi, lasciate che sia Gesù. Oh, ma gli volete far fare qualcosa a Cristo? Vedete, tutto noi facciamo, noi disfiamo. Questo è così, questo cos'ha, è Papa, non è Papa. No, noi dobbiamo studiare e citare i documenti della Chiesa. Questo sta dicendo Burke. Noi dobbiamo studiare cosa dice la Chiesa, cosa dicono i Vangeli, cosa ci insegna la vera missionarietà. Cos'è la nuova evangelizzazione? Mi sa che faremo sulla nuova evangelizzazione. Parlò, per esempio, Benedetto XVI poco prima per l'anno della fede, perché lui da lì voleva dare l'impulso, l'input alla nuova evangelizzazione. Non gli è riuscito perché appunto poi si ritirò, eccetera. Ecco, per esempio, lì noi ci siamo resi conto che in questo testo, non che c'era un progetto, ma c'era da parte di Benedetto XVI un voler risvegliare le coscienze allo studio approfondito della scrittura e del magistero della Chiesa, per poter andare ad evangelizzare non con le nostre opinioni, non con le nostre idee,
Non con questo mi piace, questo non mi piace. Voi pensate se Paolo avesse dovuto avanzare con il mi piace e il non mi piace? Lo dice quanto ha sofferto. Lo dice quanto ha sofferto. L'abbiamo detto in quel giudicare e non giudicate. Giudicare o non giudicare. L'abbiamo detto quanto ha sofferto Paolo. E certo che è difficile. Non è mica una passeggiata, ma per questo abbiamo Maria che ci aiuta. Per questo abbiamo i santi. Abbiamo ricordato Padre Pio, ecco, molti ci dicono, ma Padre Pio avrebbe... Oh sì, ok, certamente, ma infatti noi non siamo fuori della Chiesa, state ben attenti, noi non attacchiamo il Papa, trovateci dove noi attacchiamo il Papa. Noi riportiamo quello che il Papa ha detto. Uno dice, beh, va bene, l'ho estrapolato e non è vero, perché vi mettiamo sempre i collegamenti e noi non perseguiamo mai quello che dicono i media. Noi andiamo direttamente alla sorgente, alla fonte originale. Se noi non abbiamo già pronto il testo pubblicato dal sito ufficiale del Vaticano, state certi che noi del Papa non parliamo proprio. Chiaro? Tutto quello che noi vi abbiamo citato, a parte che è riportato, ci sono i link, proviene dai testi ufficiali o dai video ufficiali, quelli mandati dal sito Vaticano. Certamente non è che noi estrapoliamo, non possiamo mica fare tutto, se no staremo 4 ore. Il problema è che noi prendiamo certamente il rilevamento, di qualche cosa e poi, qui c'è qualcosa che non va. Quando tu ti senti dire in un'udienza generale sotto Natale, guardate che non si nasce santi, neppure la Madonna è nata santa, fermati. Questo non è estrapolare. È dire, ok, ha parlato a braccio, ha detto uno sfondone, glielo faccio passare, non lo accuso di eresia, ma la frase è eretica. Non lo voglio, non spetta a me giudicarlo. Che l'abbia fatta apposta, perché guardate che l'accusa di eresia è molto molto forte, perché, e non è facile, non è facile, vi ricordate la correzione fraterna? Gesù pone 4 momenti. Allora, il primo, prendi il soggetto, a te, 4 a 4 occhi, e si parla. Se non funziona, chiama dei testimoni, va bene? Se non funziona neppure così, dillo all'assemblea. Se non funziona neppure dopo aver parlato all'assemblea, l'assemblea è la Chiesa, ragazzi. Allora dice Gesù, cacciatelo via. Oh, per il Papa noi non possiamo fare questo. Ma noi non abbiamo potere di farlo neppure sul vescovo, però abbiamo il potere dei primi tre, perché infatti, vedete, non dice il popolo Gesù, non dice ditelo a delle persone, parla di assemblea, parla della Chiesa, quindi è la Chiesa per cui che ha questo potere. Quindi per giudicare un pontefice bisogna aspettare che sia la Chiesa a parlare. Non un sacerdote, non un vescovo, non un laico, neppure un cardinale. Per questo Cafarra e i cardinali, scusatemi, dei Dubbia, presero le distanze dall'accusa di aver accusato il Papa di eresia. No, dissero loro, noi non accusiamo il Papa di eresia, noi abbiamo sollevato che nel documento Amoris Laetitia ci sono dei dubbi. Vogliamo chiarirli. Allora, vedete però, le cose sono peggiorate proprio perché non si risponde alla verità. Vedete, quando si nasconde la verità, si dicono altre menzogne, si cerca altre scappatoie, si fanno altre cose, non c'è niente da fare. Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Però state attenti, ecco, non si può fare al Papa, ma neppure a un vescovo. Ma ricordatevi il giudicare e non giudicare. Anche noi, tra di noi, dobbiamo stare attenti. L'accusa di eresia è un'accusa molto grave che può condurre persino all'inferno. L'eretico,
ma anche chi ha accusato ingiustamente il soggetto di eresia rischia grosso, eh? Non dico l'inferno, insomma, però se ha fatto altre cose, poi se è cattiveria pura, sì. Per questo la Chiesa ci ha messo sempre molto tempo, quando si parla anche di Lutero. Ma per condannare Lutero ci vollero 2 anni. 2 anni di dispute fecero. La Chiesa fece 2 anni di tira e molla. Alla fine arrivò la scomunica. Allora, quindi, non si tratta, state attenti, non potete accusare così il Papa di eresia. Si può dire il Papa ha detto questo che non va bene, perché la Madonna è stata concepita santa ed è nata santa, e non è vero che nessuno è nato santo, perché anche Giovanni Battista è nato santo, lo sapevate? Questo lo dice appunto il Catechismo della Chiesa Cattolica. Per cui siamo già 2 persone nate sante. Maria è stata pure concepita senza il peccato. Quindi quella frase è stata semplicemente infelice. Che sicuramente il Papa, l'abbiamo detto, voleva dire altro, voleva dire che se l'è dovuta guadagnare. Quello sì, anche Maria se l'è dovuta guadagnare. Però attenzione, perché essendo stata immune dal peccato originale, la Vergine Santa non aveva alcuna inclinazione al male. Quindi stiamo bene attenti, perché c'è un minimalismo mariano che sta portando alla perdita anche del senso della fede. Ecco, scusate la lungaggine, ma siccome continuate a farci tante domande, vi chiediamo di avere pazienza, perché abbiamo una lista che non avete idea. Ecco, quindi c'è molto da fare. Allora preghiamo per questo sinodo e diamoci da fare, e il 5 ci sarà questo incontro di preghiera vicino Castel Sant'Angelo, noi a Dio piacendo ci saremo, e quindi che dire, se sono rose fioriranno, ma la preghiera comunque non fa male a nessuno. E il 29 e il 28 c'è anche l'iniziativa della Fondazione Lepanto, sempre lì a Castel Sant'Angelo, perché la vigilia anche dei Santi Arcangeli, e quindi metterci tutti sotto la protezione di San Michele Arcangelo. Ecco, va bene, ci fermiamo qui. Sono tante le cose da dire, ma speriamo, ecco, ci siamo fermati a queste, che è molto importante in vista del sinodo. Quindi preghiamo, preghiamo, preghiamo. E preghiamo per il Papa, sì, preghiamo per i vescovi, facciamo digiuno e penitenza e digiuno. Ogni piccolo sacrificio e sofferenza facciamolo guardando al cuore immacolato di Maria e dire: madre mia, pensaci tu, madre nostra, pensaci tu. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Laudetur Iesus Christus, Ave Maria. Grazie.